thank you Buonasera. Buonasera e benvenuti al Teatro della Tosse, ancora una volta benvenuti al Teatro della Tosse virtuale dove da ormai qualche mese ospitiamo il nostro pubblico, adesso finalmente lo ospitiamo sia in questo spazio virtuale che nello spazio fisico del teatro, ma ci piace continuare con questi incontri online. E siamo arrivati al secondo incontro di una serie dedicato a Emanuele Luzzati, in quest'anno particolare, molto importante per noi della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, che è l'anno del centenario della nascita di Emanuele Luzzati. Abbiamo e stiamo organizzando una serie di, di appuntamenti molto vari, che tra poco racconteremo anche più nel dettaglio con la direzione artistica di Emanuele Conte, che è il presidente della nostra fondazione, e accanto a tutti questi appuntamenti che stiamo per, per portare al pubblico abbiamo scelto di organizzare una serie di incontri virtuali e di chiacchierate nelle quali affrontiamo i cento volti di Emanuele Luzzati. Il calendario delle nostre iniziative si chiamerà Luzzati 100 proprio perché parliamo delle, delle tantissime sfaccettature del lavoro di Emanuele Luzzati. I primi due appuntamenti, quello della settimana scorsa e quello di questa settimana, sono dedicati al rapporto tra Luzzati e, e la sua città, e la città di Genova. Per ognuno di questi appuntamenti noi abbiamo scelto una frase e la frase di questa settimana è uno può non uscire dalla stessa stanza e viaggiare con la fantasia. Ma io ho un altro vantaggio, che abito a Genova. E questa frase pronunciata proprio da Emanuele Luzzati ci, ci serve da spunto per, per parlare con, con tanti ospiti, con diversi amici di, di Emanuele Luzzati che vi presenteremo tra poco, proprio del suo lavoro e del suo rapporto con la città. La settimana scorsa lo abbiamo affrontato dal punto di vista del teatro, questa settimana invece lo affronteremo dal punto di vista di tutto quello che va oltre il lavoro teatrale. Allora io adesso passo la parola alla storica dell'arte Anna Costantini che è collegata con noi da remoto e che ci accompagnerà in questa chiacchierata e che ci guiderà nella chiacchierata. Aggiungo soltanto una cosa, avete la possibilità di, di scrivere dei commenti, io li potrò leggere ai nostri ospiti, se avete voglia di fare delle domande, di, di raccontare qualcosa anche voi da casa, usiamo questo strumento perché non ci sia soltanto una un discorso fatto da un soltanto unilaterale, ma ci sia la possibilità anche di chiacchierare. Allora la parola ad Anna Costantini, grazie. Grazie a Medeo Romeo e grazie alla Fondazione Luzzatti, Teatro della Tosse per questa occasione che ci ha dato di ricordare anche per noi Emanuele Luzzatti. Come hai detto già, eh, lo faremo questa volta ricollegandoci naturalmente all'incontro, al primo incontro di questa bella serie e eh, lo faremo da un punto di vista leggermente diverso. Come hai detto tu, infatti ci concentriamo, eh, seguendo un ordine più o meno cronologico, sulle tante attività di Lussati che sono andate al di là o che comunque si sono poste lateralmente a quella che è stata la sua grande attività di scenografo e la sua esperienza teatrale. Questo perché? Perché è proprio forse in queste tante sfaccettature, come le hai chiamate tu, di Luzzati, che si capisce quanto, quanto ha dato eh, a questa città e quanto questa città forse eh, ha dato anche a lui in termini, per esempio, di contatti umani, di amicizie. Non è un caso eh, che eh, le persone che interverranno questa sera e che tra poco vi presenterò... Eh, sono, come dire, rappresentano io stessa, eh, rappresentiamo la continuità di questi grandi rapporti di Luzzati. Vedremo proprio come nelle varie testimonianze verrà in fondo fuori uno degli aspetti più importanti di Luzzati, cioè quello di. Eh, di essere un collante, come ha detto appunto una delle persone che interverrà stasera, cioè di, di aver tenuto insieme personalità anche molto diverse tra loro, eh, facendo non neanche consapevolmente da mediatore, ma proprio da arricchitore in qualche modo de, delle singole personalità. Quindi eh, eh, per me e per credo tutte le persone che intervengono stasera proprio per i eh, il senso di continuità che diamo rispetto all'amicizia che Luzzati ha avuto con i miei genitori e con i genitori degli altri che interverranno questa sera è particolarmente eh, importante, eh, essere presenti e dire qualcosa rispetto a quello che è stata la presenza di Luzzati nella nostra vita. Per esempio, per me da, dall'inizio, fin da, dalla nascita, e per anche molti altri. Di, di, di coloro che parleranno. Ecco, chi parlerà questa sera? Chi, chi eh, ci racconterà quelle che erano le tante attività eh, svolte a Genova con amici che, genovesi o non, comunque si trovavano ad operare in quel momento così produttivo per la cultura della città? Eh, siamo appunto nel dopoguerra, quando, lei, quando Luzzati torna quindi eh, nella sua città e ehm, Abbiamo invitato, abbiamo pensato soprattutto con ehm, appunto, chi ci ha aiutato, eh, in particolare eh, tu tutti coloro che nel Teatro della Tossa, appunto, ci hanno a a aiutato a organizzare questa serata. Eh, abbiamo passato a una selezione di persone che potessero essere abbastanza significative. In questo senso noi ci collegheremo quindi da Milano con Valentina Carmi che è redattrice pubblicista freelance e soprattutto è responsabile dei contenuti del sito eh, dedicato all'ascito culturale del, dell'artista e di tanto altro che è, è stato Eugenio Carmi e che ci racconterà appunto del rapporto eh, con eh, dei suoi ricordi soprattutto del rapporto con eh, Luzzati. Eh, abbiamo invece in sala felicemente presente eh, in sala al Teatro della Tosse, Matteo Fochessati, storico e critico eh, d'arte, docente eh, conservatore eh, della Bolsoniana di Genova, eh, che è un po' la nostra eh, come dire, eh, coscienza storica di questa serata, cioè che ci ricondurrà in questo itinerario appunto legato alle tante eh, sfaccettature di questa attività creativa di Luzzati, in particolare della sua collaborazione con Mita, che vedremo che cos'è. Con una, molti genovesi hanno avuto modo di vedere la bellissima mostra ospitata a Palazzo Ducale un po' di anni fa, e tuttora, eh, come dire, eh, i londinesi possono vedere la Historic Collection perché la mostra in questo momento è ancora eh, direi all'estinta. Poi sentimo, sentiremo Ambra Gaudenzi, che è la titolare della galleria al Vicolo, che eh, ha vantato un'amicizia, una collaborazione professionale con Luzzati eh, decisamente lunga e, e proficua. Quindi, quindi ci racconterà di questo rapporto che eh, si è tramandato appunto dai suoi genitori a lei, ai suoi figli, e che ci racconterà anche il successo per esempio di Luzzati e del suo pubblico. E poi parleremo con Beppe Veruggio, titolare dello studio Firma, che eh, il nome dice già la continuità che rappresenta proprio dell'esperienza legata a questo gruppo di soci. Eh, Luzzati non era un socio, ma vedremo in che modo eh, ha, come, come dire, è stato vicino ai fondatori di questa esperienza straordinaria che è stata ehm, lo studio firma e eh, direi che a questo punto potremo iniziare a parlare più nello specifico appunto sia dell'esperienza di Mita, sia dell'esperienza che eh, Luzzati ha avuto nella collaborazione con grandi architetti navali eh, per quanto riguarda gli arredi, alcuni eh, mh, eh, pannelli che ha realizzato per le navi e anche direi per l'esperienza straordinaria di Albisola e ne vorrei appunto vorrei che Matteo Fochessati ci introducesse un po' il momento in, nel quale Luzzati tornando a Genova Oltre naturalmente a essere già un professionista della scena teatrale, ehm, comincia a guardarsi anche rispetto a altre, a altre iniziative, a altre esperienze creative. Quindi passerei la parola a Matteo Fochessati. Sì, eh, dunque tutto secondo me potrebbe farlo iniziare nel 1949 eh, e in una propagine eh, a levante di eh, Genova, che, cioè Nervi. Eh, nel 1949 ci sono due episodi importanti: eh, l'allestimento scenico delle allegre comari di, di Windsor, eh, di Fersen, a cui eh, Luzzati collabora. Sia per i costumi che per le scene. Eh, come dire, la trasposizione leggendaria dell'evento eh, ricorda che lui utilizzava gli scampoli eh, dei tessuti della Mita. La Mita è una manifattura che viene fondata da Mario Alberto Ponis eh, nella seconda metà degli anni venti e eh, nel eh, nel 1900 cioè al, al termine della guerra riprende eh, questa attività produttiva eh, e in, in questa occasione appunto dell'allestimento scenico del, della lega comare di Windsor eh, c'è l'incontro tra i due ma l'incontro tra i due eh, prosegue in luglio eh, in, un incontro, in un incontro che viene chiamato la riunione degli intellettuali che ha eh, luogo proprio a casa di eh, Mario Alberto Ponis eh, e che viene organizzato da Fersen. È un incontro a cui partecipano eh, scrittori come Ungaretti, Gadda, ehm, Labellonci eh, e altri intellettuali e personaggi eh, del, del mondo culturale di quel periodo. Da questo momento eh, nasce un fortissimo sodalizio eh, professionale ma anche umano tra eh, Mario Alberto Ponis e ehm, alluzzati. Eh, e qui ci sono cioè, un, due caratteristiche del, del lavoro di Luzzati che bisogna sottolineare. Da un lato quello che eh, tu hai già premesso, questa capacità di eh, collaborare, di interagire, eh, di eh, integrare la propria creatività ai processi produttivi delle manifatture. Nel caso specifico qua eh, si tratta del design del tessuto eh, e grazie proprio alla sua versatilità artistica, a questa eh, sua eh, poliedrica espressione, in diversi campi artistici, eh, Luzzati eh, realizza tutta una serie di eh, importanti eh, e, e significativi prodotti, eh, da eh, tessuti, eh, foulard, pannelli d'artista eh, arazzi. L'incontro della riunione appunto del, degli intellettuali che avviene in casa Ponis è stato organizzata da Fersen che era stato già suo compagno a Losanna. Anche Luzzati appunto eh, e aveva dovuto scappare per sfuggire alle persecuzioni razziali. Aveva studiato eh, alla scuola d'arte di, di Lausanne Losanna e ritorna insieme a Fersen, inizia a collaborare con lui, eh, ma nel 1949 torna cioè. Arriva a Genova eh, anche un altro personaggio che sarà molto importante per eh, la successiva produzione artistica di Luzzati, che è Gustavo Pulitzer Finali, eh, architetto navale, eh, era diventato forse il più celebre, il più importante eh, progettista, ma anche teorico dell'interior del, dell design navale, eh, che era sfuggito anche lui alle persecuzioni razziali, era mh, emigrato negli Stati Uniti, torna in Italia, lui faceva base a Trieste ma arriva a Genova perché Genova in quel momento è, insomma, è la principale città della cantieristica italiana. Eh, e con Luzzati eh, inizia a collaborare con, eh, in occasione del riallestimento eh, di una nave, di una nave da crociera, il Conte Biancamano, eh, che era una nave che era stata già prodotta negli anni 30, ma che era poi stata eh, presa dagli, dagli alleati, usata come nave militare, cioè per trasporto truppe naturalmente, eh, e viene riallestita completamente e Luzzati realizza eh, un pannello, una coreografia romantica che eh come dire, è già la summa eh, delle sue eh, principali eh, attività e dei suoi principali eh, temi iconografici e stilistici. Da lì eh, partono queste due eh, collaborazioni eh, molto intense: da un lato quella eh, con Ponis nella produzione dei tessuti, e dall'altra quella eh, del cioè della sua partecipazione, della sua collaborazione ai progetti di design delle principali navi da crociera realizzate eh, da Gustavo Pulitzer Finali, sono diverse eh, Galileo Galilei, ma fino ad arrivare alla Michelangelo dove realizza dei pannelli in ceramica, eh, sempre su eh, progetto di eh, Gustavo Pulitzer Finali. Contestualmente però diciamo, questi due filoni di, eh, di produzione, di ricerca di eh, Luzzati, quello per la Mita, che eh, è l'acronimo di Manifattura Italiana Tessuti Artistici, e eh, Luzzati, si intreccia anche con il suo lavoro eh, all'interno dell'interior dell design navale. Perché insieme a Gustavo Pulitzer Finali arriva a Genova proprio nella, al termine degli anni 40. Eh, anche Nino Zoncada, anche lui architetto navale triestino, che viene a Genova perché, appunto, a Genova che in quel periodo eh, si sfornavano le principali navi da crociera, e eh, con, eh, um, con, con eh, Zoncada inizia anche lì una proficua collaborazione. Eh, in particolare c'è questo eh, quest importante eh, pizzo eh, che viene realizzato dalla ditta eh, Zennaro di eh, Rapallo, eh, che si, chiama, si intitola La Commedia dell'Arte, eh, che viene realizzato da Luzza, su disegno di Luzzati eh, all'interno di ambienti progettati da Nino Zoncada eh, per la, la nave da crociera Oceanic della Home Line. Ebbene, questo, eh, questa commedia dell'arte rimanda, il, il soggetto, eh, i motivi iconografici, rimandano eh, alla razza, alla favola che eh, Luzzati realizza per conto della Mita nel 1954. E, eh, che, e che poi viene esposto lo stesso anno alla Triennale di Milano, poi sarà riesposto nuovamente alla Triennale di Milano nel 1973. Inizia una proficua e eh, come dire, eh, fitta collaborazione con Zoncada, che è un po' l'architetto navale che eh, sigla lo stile costa, eh, perché realizza tutti eh, gli allestimenti eh, interni delle principali eh, unità della, eh, della flotta della costa. E lì c'è proprio questa doppia valenza di lavoro eh, di collaborazione agli allestimenti navali e di collaborazione con la Mita. In particolare in due eh, navi, la Eugenio C e l'Enrico C, realizza, ehm, vengono realizzati due eh, arazzi dalla Mita su disegno di Luzzati sul tema del flauto magico. E qui troviamo di nuovo un nuovo intreccio eh, perché è caratteristico no, del lavoro di, di, di lei e le luzzati perché il flauto magico siamo nel 66 quando vengono eh, realizzati questi due eh, arazzi. e poco po due anni prima aveva realizzato eh, il, lo spettacolo celebre a Glindeburg di, eh, con la regia di Enriquez eh, sul flauto magico dove aveva usato per la prima volta un, eh, uno strumento scenico quello del periatto eh, che è questo Elemento con la base triangolare in cui si cela dentro una figura, e ogni faccia ha una diversa scena, e quindi può mutare molto velocemente l'ambiente scenografico. E questo questa tipologia di, eh, di eh, estetica eh, e di rappresentazione scenica eh, che eh, veniva appunto eh, utilizzata da Luzzati per gli allestimenti eh, teatrali ritorna nell'impianto compositivo, nell'impaginato eh, dei due arazzi del flauto magico. Due anni dopo nel 68 realizza eh, per la Carla C. Un altro arazzo eh, sul tema della gazza ladra, altra passione di, eh, di Luzzati, eh, la, la, la principale forse era la passione appunto per eh, Mozart, ma eh, analogamente lo era anche per eh, Rossini. Eh, e non è un caso che. Eh, questo tema della gazza poi eh, ritorna anche nel celebre cartone animato realizzato con Giannini, che ebbe la nomination all'Oscar. Eh, Scusa, so Matteo, dai, quindi, appunto... quindi sì, tutto sommato sono tutti intrecci che poi anche dal da punto di vista dei contenuti che ri, ritornano in, in varie, eh, diciamo, esperienze creative di Luzzati, cioè come se sia i temi sia. Uh, un po' le, le realizzazioni si incrociassero in queste varie modi di esprimersi. Um, ho trovato in uno dei testi di Luzzati una, una frase che lui, lui amava definirsi un artista applicato. No? Mi è sembrata una buona definizione, e, e dice: E infatti, noi artisti applicati giochiamo sempre con qualcuno, che è un'idea un bellissima, se vogliamo, della sua. Eh, capacità di lavorare con gli altri no? quello che hai delineato tu in fondo è veramente già eh, tutta l'anima di Luzzati cioè della sua assoluta tendenza alla collaborazione al lavoro d'equipa, al lavoro con gli altri cosa pensi intorno cioè, da, rispetto a quello che, che tu hai approfondito così bene anche nella mostra eh, è, è una costante no, del lavoro di Luzzati, sì, cosa assolutamente. pensi? assolutamente Assolutamente, Beh, diciamo che eh, Lele, Luzza, Lele insomma, eh, lui diceva sempre: Io sono un artigiano. Vabbè, naturalmente, c'era un po' di ironia, un po' di understanding tipico suo, no? eh, che non so, si presentava così, come appunto un artigiano, e poi. C'era un'altra componente, allora, una componente era il fatto che era in grado e anzi aveva un'inclinazione a collaborare sempre con gli altri, con le manifatture, con eh, artigiani, committenti, architetti, cioè, eh, e ovviamente nel mondo del teatro c'è un lavoro corale. Eh, poi c'è un altro aspetto, eh, che questo essere artigiano però... Diciamo, eh, lui lo diceva con ironia, però segue un filone che va da William Morris alla Bauhaus e lui appartiene a quel tipo di eh, creatività. E poi un una, volta, una volta che appunto dialogando con lui, eh, che, lui che mi diceva, mi ripeteva, era, insomma era la sua, come dire, un, era un refrain, sì. no? quello di dire sono un artigiano, eh, però mi aveva detto anche, eh, e poi a me piace perché ci sono i limiti, eh, e sono i limiti en entro cui eh, si sviluppa maggiormente la creatività, eh, e questo avviene appunto nel campo del eh, design del tessuto, ma avviene anche nel campo, adesso stanno scorrendo delle immagini, nel campo della della ceramica, lui dal 51 al 71 lavora a Pozzo Garita con Bianco e tra l'altro una scelta anche, come dire, un po' in opposizione alla, alla ditta Mazzotti no? che rappresentava l'avanguardia ma allo stesso tempo in realtà lavorava anche con Mazzotti eh, realizza un vaso a tre mani con eh, Fontana e Scanavino realizza un camino eh, che, che era realizzato appunto da Fontana eh, per Fontana eh, e eh, vince un premio eh, a Cannes nel 64 appunto per le ceramiche le opere d'arte della ceramica insomma e realizza anche una ceramica per il suo amico mario alberto ponis che fu sempre esposta dentro al, eh, al laboratori e alla manifattura eh, della mita. e quindi sì eh, per tornare appunto alla tua domanda eh, certo c'è una costante in questa collaborazione continua e anche però per questi motivi che ti dicevo, cioè nel senso di eh, volere integrarsi a dei processi produttivi, eh, innescando nei limiti che questi determinavano proprio la, proprio la sua sfrenata fantasia, la sua creatività. Sì, eh, a, questo, a questo proposito appunto eh, vorrei passare a, a Beppe Verruggio, perché eh, ci deve raccontare come, come è nata e come si è. Eh, diciamo formata questa, questo gruppo di persone che poi ha dato vita a quello che ancora oggi si chiama Studio Firma e che ci racconti un po' il ruolo che ha avuto lei e Luzzati in tutto questo perché mi sembra anche questo molto indicativo di come la sua creatività abbia aggiunto sempre qualcosa ai gruppi che già erano a loro volta molto creativi naturalmente però ehm, c'è qualcosa in più vero Beppe Veruggio Buonasera, eh, sì certamente, mi sembra che il fil rouge della serata sia proprio il racconto di come Lele era capace di mettere insieme persone diverse, fornitori diversi, e, mh, la sua capacità proprio di far conoscere le persone, di eh, guarda conosco quello lì potrebbe interessarti e da questo suo modo di essere. Eh, c'è stato questo esito molto felice che è stato lo studio firma. Eh, in, realtà, ehm, in realtà molti pensano che Lele sia stato socio di firma, in realtà non lo era stato, i soci erano eh, Bernazzoli che era la persona più l'anziano del gruppo che veniva un po' dal cartellonismo, dalla pubblicità. Eh, che si rifaceva poi a Cassandre eh, a Dudovic a tutti quei personaggi della pubblicità che io amo molto quella diciamo pittorica e tutti poi si rifacevano a Toulouse-Lautrec che è stato un po' il primo che, che ha iniziato questo tipo di arte applicata appunto la pubblicità, gli artisti eh, diciamo che erano applicati alla pubblicità e dicevo l'esito felice dello studio firma è stato proprio eh, tanto siamo nel 1956 giusto parliamo del 1956 poco tempo prima eh, lei l'aveva fatto conoscere mio padre eh, qui siamo un po' tutti figli di, queste, di questi personaggi che ormai se l'ho premesso eh, sì. eh, aveva fatto conoscere mio padre eh, aveva fatto conoscere Benazzoli a mio padre in occasione di una festa di una esposizione che è stata fatta a All'acqua sola, loro si piacquero molto e si cominciò a parlare di fare una società. Poi eh, presentò anche Biassoni, eh, Marco Biassoni. Ricorderete sicuramente il, il, lo, diciamo, il carosello della Pavesi: arriva Lancillotto, succede un 48, e poi il grande pittore che era tuo papà che è Flavio Costantini, che si unì all'ultimo e in maniera molto così estemporanea gli fu affidato in primo tempo anche la contabilità dello studio film. È cioè, una cosa parte, che ancora ricordo. non mi spiego, ma... <ride> cosa che non si spiega nessuno. E insomma, da questa, da questa, diciamo, da questa sua eh, patrocinio, che era insieme a quello di Umberto Piombino, infatti nel 2002... Noi organizziamo come firma diciamo Nuova Generazione, organizziamo una mostra a Palazzo Ducale sponsorizzata da Erg che si chiamava una firma per sei. E i sei erano appunto i quattro soci di firma e eh, Lele e, e Piombino che erano chiamati i due santi protettori. Il bello di questo connubio era che non c'era nessuna invidia tra di loro, ognuno faceva il suo. E lo faceva al massimo di, della, sua, della propria capacità, e, e Lele era vissuto in qualche maniera come diciamo, il santo protettore, ma anche quello che viveva un po' ehm, nell'Empirio. No? Perché lui era, diciamo, non era ancora arrivato, ma stava per arrivare a essere quel grande uomo, quel grande artista che è stato. Eh, in questo senso adesso vorrei farvi vedere questo video in cui mio padre lo descrive come appunto eh, senza nessuna invidia, loro vivevano in una sorta di ammirazione e di connubio e anche di collaborazione artistica senza nessun tipo di invidia. secondo santo protettore e patrono del neonato studio firma era Luzzati, per gli amici Lele, che non era ancora diventato il mostro sacro che è diventato, ma era già sulla buona strada per diventarlo. Lele era per noi il santo in paradiso, quello che stava da sempre negli alti strati dell'atmosfera della grafica. E mentre noi arrancavamo faticosamente nelle valli nebbiose, lui camminava già e senza sforzo apparente sugli alti pascoli. Era l'arrivato per Antonomasia e tutto questo senza suscitare in noi la minima invidia. Era così e così era scritto. La sua produzione era enorme come un fiume in piena. Scene teatrali e costumi, libri per bambini, decorazioni per navi, arazzi, ceramiche. E da questo rivolo della ceramica doveva nascere quel bel pannello dedicato ai quattro cavalieri dello studio firma. Con una improbabile Santa Firmina che prometteva a ognuno una tettina. Era stato il suo regalo per il nuovo firma trasferito a Piazza Corvetto ed è il segno tangibile della sua sovrintendenza e protezione. E eh, mi commuove Beh, sì, era, sempre questo, eh, cioè, questo. Era veramente un fiume, un fiume in piena, e nello stesso un tempo. Un fiume che... in piena. Riusciva però a trasmettere anche una certa tranquillità in fondo, nonostante la sua, eh, come dire, estrema creatività, però era sempre eh, conciliante in qualsiasi aspetto di quello. Sì, era un mite, era una persona molto mite, molto umile nel senso positivo della parola. No? Se Matteo prima diceva che era il principe dell'understatement, perché era un grandissimo e come tutti i grandissimi era... non diceva di esserlo e non pensava di esserlo forse neanche, eh, però aveva un'enorme capacità di creativa che in qualche maniera ha contaminato un po' tutti perché si trovano tracce, ecco per esempio questa è la ripresa della, della, della piastra e questa è un'altra caricatura che ha fatto papà. Di Il Mago l'ha chiamato e questi sono i, i, i sei, ci sono i, appunto, papà e con eh, Flavio Costantini, Biassoni, Bernazzoli, Piombino. E, e poi da quel momento in poi, e ma prima mancò. Qui ci sono io insieme alla mia socia. Quando Flavio e Lele sono venuti a trovarci nella firma diciamo recente no, quando eravamo certo. ancora in corso d'Ogali. Però adesso siamo in piazza Giustiniani. È stato per me, è stato ovviamente, io ho vissuto sempre di, come dire, non direttamente ma di, ecco questo è molto bello, è, una, è tutta una pannellatura che è stata fatta alla Sala AMGA di Genova, eh, sono, fanno parte proprio di quelle... Di quelle cose estemporanee che lui faceva, molto belle. Quindi lui ha, ha spaziato dappertutto nel tessuto, nella ceramica, nella grafica. È veramente una persona di, di un'idea sì, un dell'estetica, anche molto diffusa, non so, ehm, non, non relegata, diciamo, solo negli ambiti preposti, no? Cioè si estanteva... no, Poi c'è tutta la parte interessantissima sì. e, e, e stupenda che è la parte dei, dei, dei filmati ovviamente, no? Certo. Non sono tutta la ragazza la Ladra, il Flauto Magico e poi anche lui ha fatto delle, delle, delle cose in pubblicità, mi sembra, per la barilla e credo che ci sia forse una fotografia in cui c'è una, una, una specie di storyboard di, di quando lui fece un carosello per la barilla. E la, il carosello lo fece anche Biassoni e in Biassoni si, 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 si travedono, si leggono eh, le sì. contaminazioni che aveva, che aveva preso da, da, da Luzzati. A volte io guardo dei documenti che ho in, che ho in ufficio e, e, e faccio un po' difficoltà a capire se uno appartiene all'altro, no? perché alcune sono proprio di difficile attribuzione. E insomma, io sono felice di aver vissuto, seppur in maniera mediata, questo, questa, questa amicizia che c'è stata tra queste persone che è durata tutta la vita. Perché la cosa bella di questa storia è che questi sei di firma, di quattro più i due Santi Protettori, sono rimasti amici tutta la vita. E tutta la vita hanno scambiato eh, opinioni sul lavoro di ognuno, perché ricordo che lei le veniva in ufficio. Eh, da papà mi raccontava che lui di, di, criticava, diceva io farei così, farei così, così faceva anche Piombino, poi lui se ne andava a bere l'aperitivo da Mangini e li lasciava lavorare perché l'altro si dice che non facesse nulla, in realtà ha fatto migliaia di, di ceramiche pure lui, eh, però era un mondo molto particolare che purtroppo non, non, non si ritrova più, cioè lì c'era proprio uno spessore tra queste persone. Che io non ho più ritrovato dopo e questo, questo mi manca sicuramente. Eh sì, c'era anche un sodalizio che veniva fuori da un punto di vista anche, appunto, eh, cioè non c'era soluzione di continuità in pratica tra quello che intendevano per amicizia e quello che era la collaborazione professionale, no? E quindi questo veniva fuori moltissimo e penso che sia diventato anche una sorta. Di programma anche per avvicinare, per esempio, l'arte a pubblici che non erano magari così immediatamente interessati no? dal, 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 dalla dimensione estetica. Per questo, passerei eh, a parlarne con Valentina Carmi, perché Eugenio Carmi è stata un'altra presenza fondamentale eh, da questo punto di vista, per lo stesso gruppo di persone e eh, in particolare. Eh, per questa idea che è stata, ehm, eh, ricordiamo che Eugenio Carmi era già a Genova per eh, la sua collaborazione con l'Ital Cider, lui era quello che oggi si chiama l'Art Director eh, di Ital Cider eh, ricordo e voglio ricordare in questo momento anche una figura che a me è molto cara che è quella di Carlo Fedeli, che, eh, era, era il direttore eh, della rivista Ital quindi collaborava strettamente con Eugenio Carmi e, e ricorda un suo racconto rispetto alla nascita del deposito che riguarda proprio Luzzati, eh, Carlo Fedeli e Eugenio Carmi che passeggiavano a Boccadasse con mio padre e eh, Eugenio. Che era. Sappiamo molto vulcanico e aveva sempre idee e decise che bisognava fare qualcosa appunto per avvicinare l'arte a nuovi pubblici. E chi meglio di Valentina Carmi ci può dire perché, eh, praticamente, la Galleria del Deposito eh, non l'ha vista, ma in qualche modo l'ha vista. Perché, Valentina, raccontaci. No perché, buonasera. Eh, perché sono praticamente in qualche modo una delle socie, nel senso che mia mamma, eh, quando hanno fondato la Galleria del Deposito, mia madre, eh, che era anche lei una grande artista, ma non conosciuta, non, non voleva in qualche modo farsi conoscere sufficientemente, era incinta di me. Quindi quando, eh, quando il, la Galleria del Deposito si è inaugurata... Era il 63, e, e io poi sarei nata nel, nel gennaio successivo. E, tra l'altro, mio, mio padre racconta anche in un testo che ehm, la Galleria del Deposito fu inaugurata un giorno dopo eh, della notizia dell'uccisione di Kennedy. Quindi ehm, lui. Diceva eh, la, la Galleria del Deposito, che, cioè la cooperativa, che poi è più importante sottolineare il fatto che fosse una cooperativa, ehm, aveva quell'entusiasmo tipico, forse degli anni sessanta, del dopoguerra, per cui eh, tutto. Eh, questa è un'immagine della mostra che si è svolta a Villa Croce su nel, nel 2003. Vabbè, e, e niente, si inaugurò nel, nel 63 e, per un'idea di mio padre. Questo è tutto il gruppo. Eh, un'idea di mio padre che, appunto, come diceva Anna, a un certo punto, infatti, questo lo raccontava Carlo Fedeli Popi, detto Popi, carissimo amico proprio fraterno aveva eh, raccontato che mio padre a un certo punto aveva detto qui bisogna fare qualcosa dobbiamo fare qualcosa perché allora l'impegno era molto importante e il coinvolgimento di altre persone l'impegno sociale civile ehm, era stato sconfitto il nazismo il fascismo la fine della guerra e, e, e c'era un, un grande entusiasmo e anche una certa ingenuità, ma, ma molta verità proprio in quello che facevano loro. E, e lui dice: Dobbiamo far qualcosa e, ehm, che, fosse anche, che avesse anche un significato, appunto, sociale. E eh, quindi eh, coinvolse altre persone, eh, riuscì a coinvolgere nove persone, che era il minimo indispensabile per, per fare una cooperativa. E per per primi quest'idea la disse: per prima di tutti a mia madre e a Popi, appunto a Carlo Fedeli. Poi eh, ne parlò con gli altri che si, uno a uno si entusiasmarono e fondarono questa cooperativa che aveva come scopo: quello. Eh, mio padre, diceva, eh, rendere la bellezza accessibile a tutti, cioè che un maggior numero di persone possibili potessero entrare in contatto con l'arte e, e, e volendo cioè, poterla acquistare perché eh, aveva prezzi assolutamente accessibili. Infatti, eh, quello che si faceva alla galleria del deposito erano multipli e serigrafie. E la cosa importante è che ehm, vabbè, i so, tra i soci c'erano nomi molto famosi, ma non solo tra i soci, anche... Ehm, tra le persone che collaborarono col deposito, tra cui Vasarelli, Max Bill, Fontana eh, e non solo artisti, c'erano fotografi, intellettuali, ehm, Umberto Eco, Gillo Dorfles e comunque la cosa importante che era fondamentale, primo che, che la, la, il deposito si autogestiva e, ehm, e poi che le opere di tutti gli artisti, cioè i multipli le serigrafie di tutti, erano, avevano esattamente lo stesso prezzo, al di là della fama e del mercato di ogni artista. Quindi mh, erano opere d'arte che si potevano acquistare eh, facilmente. Poi, vabbè, la cosa bella è che eh, la sede era a Bocca d'Asse, noi vivevamo a Bocca d'Asse tutta la famiglia. E, e anche la sede mio padre aveva visto un, 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 un ex magazzino di carbone e, e proprio sulla spiaggia, sulla spiaggia dei pescatori. E lì c'era proprio la vita del borgo ne, durante le inaugurazioni, dove, tra l'altro, eh, venivano anche musicisti jazz a suonare. Oppure, ed erano coinvolti anche i pescatori, la gente del borgo, c'era proprio questa voglia eh, che fosse un fatto veramente condiviso. E, volevo, siccome eh, ecco, raccontaci di questo libro meraviglioso! Eh, no, libro. volevo solo leggere eh. prima, solo sì. una frase di Lele, certo. Eh, che... Che a proposito del deposito, sì. eh, lui diceva: Il deposito era per me un punto di incontro con amici, oltre che un'occasione per conoscere artisti importanti come Max o Vasarelli o personaggi stimolanti e simpatici come Waxman. In questo miscuglio di diversità, noi genovesi, in fondo, eravamo i più semplici. <ride> ma avevamo una gran voglia di uscire dal nostro mondo e di conoscere situazioni diverse. A me poi, che non sono mai stato e non mi sono mai considerato pittore e ho scelto da subito di occuparmi di arte applicata, piaceva molto questa attenzione del deposito alla realizzazione di oggetti d'uso comune, i foulard, i vassoi. A un certo punto, contagiati da Chichi Vice-Svinci, che era mia madre, cominciamo tutti a fare gioielli. Anch'io, naturalmente, anche se ora non so più dove siano. Forse ne ha qualcuno mia sorella. E, 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 poi volevo, ecco, volevo dire: io non mi ricordo esattamente come si erano conosciuti mio padre, Lele, e, e anche mia madre. Forse addirittura in Svizzera, quando erano tutte e due esuli eh, per le persecuzioni razziali, e erano tutte e due in Svizzera. Forse addirittura allora mio padre era a Zurigo e lui era credo a Losanna o Ginevra sì, oppure ecco oppure eh, quando proprio nel primo dopoguerra mio padre e mia madre che si erano fidanzati insomma si erano conosciuti prestissimo mia madre aveva 19 anni andavano spesso a teatro e forse è lì che hanno conosciuto l'ele e poi finivano magari la serata in una trattoria o un bar del, del centro storico, Io, però so solo che poi sono diventati veramente amicissimi e c'era questo gruppo di Lele, eh, Flavio, Flavio Costantini, mio padre, mia madre. Eh, poi appunto Popi, Paolo Minetti, eccetera. E, e loro hanno fatto un mitico viaggio in Russia che, che hanno... Abbiamo visto, visto le foto, sì, ecco, bellissime. Si conosce molto bene sì. un, un viaggio di un mese dove sono stati, insomma, a parte che hanno, ecco, mia madre, mio padre e Lele, ehm, sono, stati, eh, sì, sono, sono stati... Sì, bellissimo, bene sia perché hanno conosciuto proprio la, la realtà della Russia che se non sbaglio mi sembra che tuo padre Anna avesse sì, sì, detto. Sì, si è disilluso diciamo proprio durante quel viaggio sì, <ride> ha spettacolo. detto io non ci credo più e, e poi comunque vabbè si sono anche si sono anche divertiti molto, molto e sì. infine per, per dire erano proprio amici fraterni e io ricordo l'ele uh, che era spesso da noi a bocca d'asse per me, e, appunto, lo, lo conosco da quando sono nata. E a proposito di nascita, ecco, volevo solo un libro. per concludere io... questo libro che lui fece per me. Lo quando, sono, eh. quando sono nata. Che è un libro che si apre, è meraviglioso: si apre tutto a fisarmonica. Io non posso aprirlo qua tutto intero. È lunghissimo, tutto sulla mia nascita. Si chiama Caterina o Valentina perché non sapevano bene quale scegliere. Vi faccio vedere solo qualche eh, illustrazione bellissima. Tipo, qui no. Aspetta, qui c'è eh la, sì. eh, sì. la, la fatta che mi porta. Poi c'è la, la bambina con la cicogna. E, e, ed è stato un regalo meraviglioso per la mia nascita. Davvero. E, e, mh, vorrei solo per concludere, così per dare una nota e far capire che tipo era Lele e com'era dolce, poetico e gentile, ehm, proprio velocemente, che tanto è molto rapido, vi leggo il testo, che è velocissimo. Allora, bizzere, 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 boh, la cicogna è sul comò, con nel becco una bambina, Caterina o Valentina? La cicogna che l'ha portata l'aveva mandata una fata fatata. Dice la fata, un piacere cicogna, vuoi farmi? Cerca una casa di nome Carmi. In questa, casa, in questa casa ci sta un signore che con le latte sta facendo il pittore. Ci sta una signora con gli occhi belli che con la cera sta facendo i gioielli ci sta Francesca con sua sorella con gli occhi celeste che di nome Fantonella c'è un bambino che non dice la S e vuole un pesce chiamandolo Pesse e questa casa sta in riva al mare con la barca ci potresti arrivare in mezzo alle barche in mezzo alle, barche, in in mezzo alle nasse tu scendi nel porto di Bocca d'Asse corri veloce non fermarti per via anche se trovi sul porto la galleria e la cicogna si mette per mare e non le pare mai di arrivare, così facendo da marinaio, arriva alla, alla Creta per fine gennaio. E tutto il villaggio si mette in allarmi: c'è una cicogna sul tetto dei Carmi, tiene nel becco una bella bambina, ma è Caterina o è Valentina? Così tutto il popolo di Boccadasse viene diviso in due grandi masse, così tutto un popolo di pescatori si fa la guerra come ai tempi dei Mori. Noi, e poi finisce, vabbè, eh, finisce molto carino che dice vinca questo, vinca quello, il tuo nome è sempre bello perché sei raccomandata dalla fata che è fatata, ti protegge, predilige anche col nome di Edvige e tu la prediletta anche come Elisabetta. Non più guerre, non più allarmi, solo pace in casa Carmi. Non più affanni, non più tasse sul quartiere di Bocca d'asse. Lunga la foglia, larga la via, sei la mascotte della galleria. Tutta burro, latte e miele e tanti saluti dal tuo amico Lele. È fantastica, veramente. Grazie Valentina per questo eh, assoluto. Come dire, perché perché è, proprio, è proprio lui. Ah, sì, assolutamente, certo, poi. Quale miglior augurio per la tua nascita davvero? No, oh, bellissimo. Bellissimo, grazie infinite. Eh, grazie. Vorrei passare adesso e poi concludere eh, con un'altra persona che ha conosciuto molto da vicino eh, Luzzati e prima di lei ancora i suoi genitori. Eh, parla di Ambra Gaudenzi che eh, ci parlerà anche del successo, della capacità di comunicare di Luzzati con grandi pubblici. È vero Ambra? Sì, buonasera. Devo dire che eh, sentendo Valentina leggere questa deliziosa poesia di Lele, poesia filastrocca, penso a tutti gli auguri di Lele mandati negli anni a tanti amici. E, sempre divertenti, sempre con i suoi disegni. E, sì, devo dire che mh, eh, Lele era immediato, immediato nella comunicazione immediato nel, nel successo che poi ha avuto da noi in Galleria. Il rapporto con Lele è cominciato, eh, diciamo, è durato 30 anni dalla metà degli anni 70. Eh, io l'ho conosciuto in quegli anni lì perché precedentemente lo conosceva mio padre e mia madre, lo conoscevano, ma non erano nella sua cerchia di amici, in quanto c'era una differenza di età. Di C'erano dieci anni di differenza di età, mio padre era più vecchio. Eh, si sono conosciuti sicuramente tramite l'unità. Mio padre era caporedattore dell'unità negli anni '50 e, e le deve averlo, si devono essere conosciuti in quel periodo lì. Ma il momento in cui diciamo, il rapporto è diventato di collaborazione, di grande amicizia, è cominciato, è cominciato negli anni, metà degli anni '70. Perché? Perché in galleria c'è stata l'idea di fare una mostra sua, eh, soprattutto perché, perché Lele in quel momento aveva sua madre che era diciamo, in un momento di difficoltà, di, era mancato il, il marito, eh, voleva impegnare sua madre a fare qualcosa e l'aveva impegnata. A fare dei ritagli di stoffa cuciti, delle sorte di patchwork con, eh, con dei soggetti suoi. Lui faceva il disegno, la madre li eseguiva mettendo insieme con la tecnica che poi Luzzatti ha sempre utilizzato per i disegni, per i collage, per, i collage, eh, per cui di carte strappate, in questo caso erano eh, stoffe, ritagli di stoffa cuciti insieme. E per appunto cercare di eh, sollevare sua madre va pensato di, di poterli esporre insieme alle sue ceramiche. E gli è nato il rapporto di collaborazione e di amicizia. Io all'epoca ero una ragazzina, però avevo cominciato già a lavorare in galleria e quella era stata la mia prima mostra una delle mie prime mostre in cui diciamo agivo in prima persona e, e Lele in quel caso mi aveva dato le, le prime istruzioni su come si allestiva una mostra. Mi aveva molto colpito perché io ero molto agitata ovviamente a pensare di allestire una mostra da sola e lui mi aveva invece rassicurato molto sul fatto che come in teatro Uh, puoi decidere, cioè, che le cose, insomma, a un certo punto puoi farle anche in un momento, in una notte. E dunque la galleria si era trasformata in una notte: avevamo dipinto tutti i cubi che prima erano bianchi e erano diventati neri. Insomma, in breve tempo lo spazio si era trasformato e questo era stato il suo primo insegnamento. Il fatto che poi, appunto, il rapporto è continuato. Attraverso l'anno successivo aveva fatto una, invece una mostra molto più importante che aveva raccolto tutte le sue opere principali, dai disegni della, delle Cenerentole in cerca d'autore, stupende, alle, a tutti invece i lavori legati anche ai cartoni animati, ai, ai, a certe scenografie teatrali. In quel caso, avevamo anche proiettato i, i suoi cartoni animati e questa era stata di nuovo un'esperienza. Bellissima perché li avevamo proiettati nella, nello spazio eh, sulla strada e al pomeriggio venivano tutti i bambini del, del centro storico a vedere questi cartoni animati. Devo dire che, appunto, lei aveva questo rapporto anche con le mostre molto. Ehm, così anche in quel caso gli era piaciuta di più il, il fatto che, appunto, ci fosse stata questa grande partecipazione di bambini. A vedere i cartoni animati che non la mostra di per sé o l'eventuale vendita di opere. Anzi, devo dire che lì era partito un po' come noi avevamo fatto questa mostra più per passione che non per, diciamo, da un punto di vista commerciale. Mio padre aveva una grandissima stima, un'ammirazione per, per, per Luzzati, anche perché di fondo c'era una, una vicinanza di, 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 di modo di affrontare. il diciamo la parte artistica, mio padre affiancava la pittura, la ceramica, aveva fatto il grafico pubblicitario, aveva illustrato libri, per cui sentiva molto vicino il mondo di Lele al suo. Che è stata poi la caratteristica della galleria nostra, proprio questo rapporto ehm, non prettamente legato all'arte ma, un'arte che fosse allargata allargata appunto a quello che può essere definito eh, appunto l'illustrazione eh, piuttosto che la parte di decorazione o di grafica insomma appunto il rapporto è proseguito per tutti questi anni per 30 anni eh, fino alla morte di, di luzzati eh, mi piace molto la frase di, di, di luzzati su genova eh, perché il suo rapporto con Genova è stato appunto eh, era la città che amava di più, eh, era la sua città, e, e spesso noi tornavamo a casa insieme ogni volta, quando uscivamo insieme dall'ascensore di Castelletto perché abitavamo vicini, lui mi mostrava la città dicendo: Ma quale migliore scenografia di questa Genova che abbiamo davanti ogni volta diversa? Noi appunto. Negli anni abbiamo diciamo, editato, abbiamo fatto edizioni con lui di molte grafiche, di serigrafie. E, e, e Genova è stato uno dei temi che, a dir la verità, lui non avrebbe tanto affrontato. Anzi, devo dire sinceramente che è stata mia madre a dirgli: Ma non potresti fare qualcosa su Genova? E, e, e Lele all'inizio non era tanto contento perché mh, non gli sembrava qualcosa che potesse affrontare evidentemente la prima impressione era quella di dover affrontare in termini paesaggistici un qualcosa che non gli era congeniale in quel senso e invece poi l'aveva risolta in maniera meravigliosa trasformando ma neanche trasformando perché poi Genova è lo è di natura una città scenografica fatta di quinte e l'aveva trasformata così in una città fatta di quinte, di quinte in cui tutti gli elementi si, si sovrapponevano fino a creare una città assolutamente reale nella scenografia. Il fatto che eh, noi abbiamo lavorato così tanti anni con Lele è stato appunto anche grazie al, al, al suo modo di essere e al fatto che come diceva Beppe, come appunto si è detto, come diceva anche Anna Costantini, eh, il rapporto poi con lui era un rapporto che partiva dall'amicizia, da un'amicizia da un acqueta, perché Lele non è detto, non che non si arrabbiasse, non era una persona poi così, aveva le sue simpatie, le sue antipatie, però nel momento in cui entravi in questo suo... Cerchio di amicizie, lui cercava anche di svilupparle queste amicizie, di, di renderle, di integrarle, per cui noi a quel punto, noi come editori di grafica di Luzzati, eravamo amici, come era amico lui, del, del, degli stampatori eh, di, di Cortesogno e di Anna Maria, per cui c'era poi tutta una. Cioè, come, D'altra parte Bernazzoli, Costantini, eh, cioè erano, erano gli amici. Alla fine c'era questo appunto giro di amici che lui amava moltissimo che avessero uno scambio fra di loro. C'era cioè, una cosa che proprio mh, gli piaceva. Gli piaceva il fatto che ci fossero queste combinazioni. Eh, prima si è parlato di un, eh, del cammino che Luzzati aveva realizzato per, eh, per Fontana. E Questo camino, quando io con la mia famiglia ci siamo trasferiti in Castelletto, l'avevo acquistato eh, perché era in vendita. Appunto, la, la, la vedova di Fontana l'aveva lasciato alla Croce Rossa di Albissola e, e la Croce Rossa l'aveva messa in vendita e io noi l'avevamo acquistato. Lele era straordinariamente mh, felice di questa cosa. L'idea che questo caminetto che era stato. Dato, dato a Fontana, regalato a Fontana, credo che avessero fatto uno scambio. Infatti credo che, cioè anzi, eh, Luzzati aveva una ceramica di Fontana in casa, che era appunto lo, lo scambio del, del, delle due cose. Lui aveva realizzato il camino e Fontana una scultura per lui. E il fatto che questa, questo camino fosse in, in, arrivato in Castelletto, in casa mia, a poche, a 200 metri da casa sua, lo rendeva veramente contento. Sì, invece... credo proprio mm. eh sì, dimmi. no, 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 credo proprio che hai, hai reso perfettamente questa idea. Perché in fondo, noi questa sera abbiamo cercato di raccontare le famiglie no, di, di Luzzati. cioè Noi siamo stati parte, una parte delle sue famiglie. Così come una grande famiglia è stata ed è la Tosse. Eh, e quindi. Abbiamo cercato di dare testimonianza di quello che è stata la sua idea di lavoro e di amicizia e di famiglia ehm, do, che, che aveva lui come centro, come eh, comunque co connettore con di tante persone, anche molto diverse. No? Certo, e eh. poi appunto quello che può essere il, diciamo, il successo che ha avuto e che ha tuttora, perché continua a avere successo, noi le, le, i lavori di Luzzati continuiamo a proporli, ci vengono chiesti, ma la cosa che può colpire di più, perché uno può dire, beh a Genova tutti conoscono Luzzati, ma il fatto è che arrivano, non in quest'ultimo anno, ma insomma negli ultimi anni sono arrivati stranieri mh, che sono rimasti folgorati. Cioè, noi abbiamo venduto eh, opere di, di Luzzati anche piuttosto importanti, eh, vabbè un flauto magico è finito a Vienna e vabbè forse lì c'è anche un qualche... però insomma comunque cioè, diciamo eh, persone che non conoscevano assolutamente Luzzati, un'opera anche piuttosto importante, una, una regina di fuoco, un pezzo straordinario legato ai cartoni animati, appunto ai disegni animati, ai cartoni animati, mh, è stato acquistato da un'americana che passava di lì, anzi aveva visto i suoi mezzeri, ed è arrivata in galleria portata da una guida turistica e si è innamorata e questo pezzo adesso è a New York in una collezione di una, una specie di... Ah, non di una specie di una miliardaria americana che è passata di lì e si è innamorata. Cioè Lele riesce, lui riesce certo. tuttora a colpire per questa sua, a volte dire l'immediatezza, la, sempl la semplicità può sì. essere banalizzare il lavoro di un, di un, di un artista, anche se lui eh. non amava tanto chiamarsi artista ma invece è questa sua entrare direttamente con in in questa capacità evidentemente di, di, di comunicare eh, in questo suo modo semplice, di, di rendere attraverso quella che lui definiva la gabbia, no? perché in effetti come ha detto anche Fochessati, eh, eh, Lele ha sempre detto... Che aveva bisogno di una gabbia per poter lavorare, certo. perché la gabbia dell'illustratore o la gabbia dello scenografo no, si deve adeguare a un testo o, o, e dunque in questo senso eh, anche nei lavori che faceva per noi si adeguava. Lui chiedeva veramente cos'è che vuoi, sì, no? sì. Cioè aveva bisogno di questa gabbia, ma la grandezza sua era che questa gabbia la utilizzava ma per uscirne in maniera straordinaria perché sappiamo benissimo cosa vuol dire un'illustrazione un'illustrazione è qualcosa che appunto certo. è, è molto, può essere molto narrativa lui riusciva a concentrare in un'unica immagine una storia e questo certo. è il passaggio fra quello che è un illustratore e un, è un artista secondo me e questa ah, è, è secondo sì. me la radice del suo successo ti ringrazio molto per questa testimonianza che ha eh, reso bene come eh, appunto, Luzzati continua a parlare a anche a pubblici nuovi, quindi eh, credo che la sua, più che una semplicità, invece sia una stratificazione, come ha, ha messo bene in evidenza in molti suoi scritti, Tonino Conte, che in fondo hanno cercato di raccontarci anche un Luzzati più articolato, no? certo. più complesso, più. Eh, con tanti aspetti che forse non arrivano subito e questo è stato un merito di Tonino veramente. Eh, insomma, grazie a tutti per queste testimonianze. Io vorrei in questa ultima in pochi minuti eh, ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato, Emanuele Conte, e la fondazione, per averci dato questa possibilità di testimoniare a nostra volta il legame eh, che, lei, appunto, che unisce tutti noi a Uzzati. Eh, voglio eh, ringraziare moltissimo Valentina Mancinelli e eh, Elisabetta Fava perché senza di loro questa serata non si sarebbe neanche concretizzata. Un saluto particolare a Gianni Franzone che non è stato con noi ma eh, che doveva esserci, ma che è come se fosse con noi anche lui stasera, a quale mi lega un ricordo molto particolare eh, relativo a Luzzati perché eravamo insieme davanti al Museo Ebraico di Berlino quando abbiamo saputo della sua morte. Quindi ehm, è qualcosa che non si può dimenticare e lui e Gianni Franzone mi ha aiutato diciamo, in un momento complicato. E, niente, ridarei la, par la parola a Medeo eh, Romeo per eh, ringraziando anche lui moltissimo per averci dato questa possibilità di rivederci anche tra noi, eh, per aver visto Valentina Carmi in collegamento. Eh, grazie a Beppe Veruggio, grazie a Ambra, grazie a, eh, naturalmente a Matteo Fochessati che ci ha aiutato anche ad avere un inquadramento storico eh, della, della molteplice attività di Luzzati. Eh? Ancora molto, molto importante indagarla a, a, come fa lui, come avete fatto voi nella mostra che ancora adesso si può vedere a Londra. Amedeo. Beh, allora io raccolgo il tuo testimone ringraziando te eh, ringrazio quindi Anna Costantini che ha, ha cucito questo, questa trama, diciamo. noi l'abbiamo invitata, le abbiamo chiesto anche di, di accompagnarci, anche di, 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 di scegliere lei in che modo raccontare Luzzati e l'ha fatto in un modo molto... Molto affascinante, molto intimo questo per me che sono rimasto ero sul palco ma ero spettatore, sono rimasto uh -huh. ad ascoltarvi, e per me è stato, è stato davvero molto interessante e molto coinvolgente quello che ci avete raccontato. Quindi vi ringrazio di nuovo tutti e ai nostri spettatori do un appuntamento, i prossimi due appuntamenti saranno dedicati al rapporto tra, tra Luzzati e il teatro. Il prossimo sarà il 28 di maggio, e l'ultimo sarà il 13 di giugno. E abbiamo scelto per raccontare il suo rapporto con il teatro una frase, che in realtà è una frase che lui citava da Picasso, che è la frase Io non cerco, trovo. E in questi due incontri racconteremo in che modo molto diverso Luzzati usava questa frase rispetto a come la, da la usasse invece Picasso, con un'accezione completamente opposta. Il 28 di maggio saremo qui dal teatro e l'ultimo. Appuntamento invece il 13 di giugno eh, è per noi un appuntamento fondamentale perché il 13 di giugno sarebbe stato il compleanno di Tonino Conte quindi visto che tu hai, hai citato Tonino insomma chiuderemo questo, questo ciclo proprio con un incontro sul rapporto tra Emanuele Luzzati e Tonino Conte, qui alla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, per noi era fondamentale non metterlo per primo ma metterlo per ultimo, in modo tale che poi fosse un ponte per continuare a portare avanti quello che per noi è una missione, cioè quello che eh, Lele e Tonino ci hanno insegnato e che noi cerchiamo di fare ancora con, con il nostro lavoro. Quindi grazie a tutti e un appuntamento alla, a fra due settimane. Ah <sighs> I find myself at the end of the world All alone and without you

tell it where you are you know your life is like a shooting